Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, la penultima video prima di Halloween. Allora, per cominciare, vi presento questa mia maglietta che ho fatto in mezz'ora fa. È una maglietta che si fa super rapidamente. Prendete una maglietta che non vi piace, che non volete più, che è una maglietta che volete sacrificare di un colore unico. Prendete una bomboletta di sangue comprata in un negozio di Halloween, la spruzzate dappertutto nella maglietta e poi prendete un coltello e fate dei buchi e dei strappi nella vostra maglietta e avete questo risultato qui, una maglietta di zombie. Bene, allora per questo nuovo video tre cose importanti. La prima è che fra un po' di tempo è Halloween e dunque spero che vi divertirete. La seconda cosa, io ad Halloween farò un'ultima video in cui vi presenterò il mio costume che metterò per la sera di Halloween, cioè quello che metterò da quella video, quello del 31. In questo video voglio parlarvi di questo, poi del fatto che le vacanze sono fra un po' finite, cosa che mi conosco un po' le scatole, ma comunque sono un po' finite le vacanze e dunque io dopo devo riprendere la scuola, i studi, bla bla bla, rottura di coglioni come sempre, tu si sa. In questo momento sto lavorando su un'altra canzone che Rune la scrive, una canzone sulle relazioni tra le persone. Ho ricevuto due giorni fa un album di musica che aspettavo da un po' di tempo e una scatola con 7 film che sono la serie completa di Nightmare, per chi lo conosce, che è un film molto bello. Io ho visto è un film che è bello, la storia, per tutti già conoscono, voglio dire la trama, però comunque è un film che vi consiglio di vedere, che è abbastanza divertente e che può piacere a chi sono amanti di horror come me. Tra parentesi. Bene, spero che state bene, che la vostra, quello che fate vi piace, che andate avanti i vostri studi, che vedete la famiglia, che vi divertite durante queste vacanze e beh, ci vedremo alla prossima video che sarà quella del 31. Alla prossima! See you in your dreams. Oh, come back anytime. Bring your friends.